grandissima risposta sul campo a Potenza, dove credo che sia emerso oltre tutti i meriti tecnici magari del risultato, ma soprattutto quelli di un gruppo che sa quello che vuole, ecco, che sotto quel punto di vista mi piace rimarcarlo, veramente ha avuto una compattezza unica che è la dimostrazione che questa squadra, oltre, come ho detto prima, le qualità che possono essere tecniche o dei singoli, ha fortificato quello che è un aspetto anche di gruppo, squadra che si allena col sorriso però si va a 200 all'ora, quindi questa è una cosa importante. Poi festeggiavo sinceramente con quasi tutta la squadra, tranne gli ultimi che stavano rientrando. Non ho notato chissà quale situazione particolare, se non qualche urla, ma che magari succedono semplicemente perché qualcuno non ha preso bene magari la sconfitta, quindi avevo immaginato che potrebbe essere qualche dirigente del Potenza, poi anch'io ho visto e ho letto sinceramente quello che hanno scritto, ma di tutto questo sinceramente non ho avuto modo di vederlo, ecco, con gli occhi miei. Quando c'è un rinnovo vuol dire che sotto c'è comunque un lavoro svolto in modo bello, che quindi piace comunque alla dirigenza, con dei risultati che sono quelli dei 40 punti che abbiamo oggi, che sono fatti di un lavoro di gente che comunque si alza la mattina magari già per studiare la squadra avversaria, per preparare e che la sera magari alle 7 vanno via dallo stadio. Quindi credo che il presidente e il direttore abbiano valutato tutte queste situazioni abbiano deciso di rinnovare il contratto con lo staff. Io con i tanti anni magari di carriera che ho alle spalle ho sempre cercato di instaurare un rapporto sincero e pulito con gli allenatori che ho avuto in passato, poi con qualcuno ci sono riuscito, qualcuno meno, però lui è uno di questi che è pulito e sincero, cioè quindi non nasconde niente, non ha nulla da nascondere, cioè nel senso, quindi voglio dire, se una partita non ti fa giocare non viene lì per prenderti in giro come fanno altri allenatori, e quindi questo è sicuramente un pregio da parte sua, e poi hanno stato comunque valido alle spalle.